In Giappone uno dei culti ancora oggi più diffusi è lo shintoismo, religione basata sulla venerazione e il ringraziamento dei kami. A metà fra religione e filosofia, lo shintoismo permea con i suoi precetti ed insegnamenti la quotidianità del giapponese, così come nei momenti celebrativi, influenzandone pesantemente lo stile di vita e la percezione dell'individuo nella società. La parola shintoismo deriva dal giapponese shindo, che tradotto significa letteralmente la via dei kami. Cosa sono quindi questi kami? Spiriti e guardiani. I kami sono le forze in tutt'uno col mondo. Possono nascere da un evento naturale, da un oggetto, da un luogo, da un animale e persino dall'anima di un defunto. Essi sono al tempo stesso creati e creatori della forza che li genera. Un kami può essere creato da un fiume, così un fiume potrebbe essere creato dal kami. In entrambi i casi, spirito ed elemento naturale coesistono e sono due immagini della stessa entità. Se il kami morisse, si prosciugherebbe il fiume, e se ad esempio il fiume venisse inquinato, è l'entità ad esso legato che potrebbe soffrirne. Sebbene spesso si faccia questo paragone per aiutare noi occidentali a comprendere cosa siano i kami, questi non devono essere considerati vere e proprie divinità. Rispetto agli dei occidentali, come quelli del Pantheon greco-romano o alle grandi religioni monoteiste, il kami mantiene quindi un rapporto più simbiotico che sopraelevato rispetto al mondo che lo circonda. Essi non condividono con gli altri dei occidentali anche altri attributi tipici della divinità. Non sono onniscienti, onnipotenti e non hanno potere di creare e distruggere tutto ciò che vogliono con la sola volontà. Inoltre, non hanno neanche rappresentazione fisica e più di rado si possono trovare opere che li rappresentano. Senza dubbio sono privi di un'iconografia precisa come quella degli dei greci. Un'altra cosa che lo shintoismo non pratica è l'osservanza di una lista di comandamenti. I kami e gli spiriti degli antenati sono coloro che guidano il fedele senza chiedere l'osservanza di regole strette, ma semplice e genuino rispetto. Poiché ogni cosa potrebbe nascondere un kami, questa cultura nel rispetto permea ogni aspetto della vita del fedele. Rispetto inteso come pulizia, ordine, cura dell'ambiente, ma anche del modo di rapportarsi con il prossimo, che diventano uno dei cardini dello stile di vita giapponese. Ed essendo questo tipo di fede intimamente legata al pensiero e allo stile di vita giapponese, il confine fra fede e superstizione è labile, se non inesistente. Mostri, spiriti maligni, fantasmi e creature fantastiche popolano i racconti shintoisti e sono alla base del folklore giapponese. Per questa ragione, ancora oggi esistono santuari shintoisti costruiti per tenere a bada gli yokai, creature mitologiche e spesso malefiche.